Ne parlavamo questa mattina, è arrivato il caldo vero specialmente e anche di notte che non ci fa dormire. Vogliamo parlare di quegli accorgimenti piccoli e grandi che poi ci aiutano a mantenerci in salute, specialmente in una fase così delicata. E lo facciamo col dottor Mario Falconi, presidente del Tribunale dei Diritti e dei Doveri del Medico. Presidente, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora, lo abbiamo detto, ci sono tanti accorgimenti che sarebbe opportuno prendere. Tutti quanti sappiamo che bisogna bere molta acqua, che non bisogna uscire possibilmente nelle ore più calde, ma in realtà c'è molto altro dietro. Assolutamente sì, ma cose semplici, non è che bisogna fare chissà che cosa. Al di là di quello che ha detto lei, quello che può dar molto fastidio in questo periodo sono gli sbalzi termici, quindi sia quando fa molto caldo o molto freddo vanno evitati, nel senso, facciamo degli esempi concreti: tenere il condizionatore d'aria o il climatizzatore a palla e poi dover uscire, voglio dire, ci crea dei problemi, soprattutto nelle persone più fragili, soprattutto negli anziani. Un consiglio che mi sento di dare soprattutto a coloro che prendono, assumono farmaci, in particolare per l'ipertensione, nei periodi di grande caldo la pressione, facendo un esempio banale, tende a scendere, per cui un controllino e parlare col proprio medico, per cui magari va rivista la terapia, non è male, perché magari la stessa terapia che prendevamo quando non c'erano queste alte temperature magari non va bene e rischia di farci collassare. Quindi voglio dire, consigli pratici, una cosa che mi permetta di dire che c'entra magari poco con i consigli diciamo spiccioli del singolo, se possiamo dare una mano, noi abbiamo tantissimi nel nostro paese anziani soli a casa e con le dovute cautele in epoca di coronavirus, bussare a una porta per chiedere a un anziano se gli serve qualcosa o alla posta o al mercato o quant'è, forse ci fa sentire meglio e migliora, certo, anche il nostro sistema immunitario poi alla fine. Certo. Dottor Falconi, siccome in molte famiglie credo si litighi per la temperatura del condizionatore, no? Il climatizzatore, come lei diceva un po' in apertura, vogliamo dare magari la temperatura giusta in modo da mettere d'accordo tutti, se l'ha detto il medico? La temperatura giusta, no, non certo tenere, ma soprattutto non tanto per non tanto e non solo per gli ambienti familiari, quindi per le case, ma io parlo delle macchine soprattutto, le microambienti, tenere il climatizzatore a 18, 19, 20, 21, 22 gradi non va bene. Io direi che non ci deve essere moltissima differenza tra la temperatura esterna e quella interna, quindi anche in macchina tenerla sui 25 gradi, 26 gradi già va benissimo. E in ogni caso, soprattutto quando si viaggia, e mi riferisco sempre alle persone più fragili, se ci dobbiamo fare, facciamo dei viaggi soprattutto lunghi, e sappiamo che quando facciamo lunghi viaggi ci dobbiamo fermare perché stare seduti ore e ore non va bene e bisogna fermarci al grill per prendere un caffè, andare al bagno, eccetera. Bravo, allora vedete che l'ha detto anche il dottore. Spegnere il climatizzatore o alzare ancora più la temperatura o spegnere del tutto quando stiamo per arrivare è cosa buona e giusta. Assolutamente, l'ha detto il dottore che ci si può fermare in autogrill per andare in bagno. Sì, ma noi non abbiamo sentito. Scusi dottore, perché noi c'è sempre dritto la guerra uomini e donne, che la donna che deve sempre andare in bagno e il maschio che non vuole mai fermarsi perché bisogna arrivare in orario. Quindi prima di salutarla, un consiglio per avere almeno una sensazione di refrigerio: è meglio fare una doccia o un bagno caldo o buttarsi addosso l'acqua fredda? lo stesso. Certo che è piacevole far buttarsi addosso acqua fredda, ma può creare dei problemi, sia se è troppo calda o troppo fredda. Anche lì una temperatura giusta non guasta mai. Il giusto mezzo, il consiglio del nostro ospite, il dottor Mario Falconi, presidente del Tribunale dei Diritti e dei Doveri del Medico. Grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata anche Grazie. A voi. Grazie.